sulla parte dei non figli, quelli e quella. La maggior parte dei neomelodici cantano canzoni a favore della camorra, della mafia, eccetera, 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 e lì la Chiesa dà i sacramenti, eccetera, eccetera. No, Non voglio ritornare più su quella questione perché, vedi, la pensiamo ma completamente come si diversa. chiama? Io la penso anch'io come te, ma a volte davanti a certe persone, faccio l'esempio, una volta è capitato, perché io poi i fatti storici le ricordo e le memorizzo, quando è morto Vianello, Sì. il nostro amato Berlusconi si presentò all'altare Ah, che voleva la lo comunione. Il chiami pure prete in quel amato? momento non poteva rifiutare la comunione al ministro del consiglio, gliel'ha dato, però lui doveva capire che era una persona intelligente che conviveva con una persona e non stava in grazia di Dio, che non doveva accostarsi ai sacramenti. Il sacerdote non può negarlo al momento della celebrazione, perché farebbe uno Angelo, scandalo. basta con la chiesa, basta, usciamo fuori dalla chiesa. Allora, sulla diretta Facebook ci stanno chiedendo qualche accenno di qualche canzone. Mo, mettiti con la buona pazienza, un piccolo accenno me le fa. Una canzone che, pure se è neomelodica, mi butto un pizzico da A me solo. piace quella canzone di Andrea Bocelli, perché mi Matteo Procelli ricordo. non è neomelodico, No, e non è nemmeno napoletano. è un. Quindi invece. Abbiamo sbagliato città, secondo me. Va bene. Napoletano, la canzone napoletana che mi piace di più, Te vorria va sa. È un piccolo accenno, ce lo fa. Un poco, pochi. Andiamo insieme, tu parti, io però ti accompagno. Te vorria va sa, le parole non mo No. dice che c'è età. Angelo, ma a te ti piace la canzone? Mi piace le canzoni napoletane, però altro. Quindi mo la prossima puntata che sta a Sanremo, ti avverto che, come si chiama quello che hai detto prima, Achille Lauro dovrebbe uscire di nuovo domani sera. Achille Lauro Lo so, lo so. ogni performance che fa cambia, quindi non farà sempre quella di ieri sera, un po' come i Maneskin dell'anno scorso, quindi cambierà canale. No, 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 no. Lo vedrò. Ma le 12 di ieri sera la canzone che ti è piaciuta? Non c'era nessuna Niente che proprio, Angelo. piaceva. Mamma mia, mi piace su un coppo di divano. No, il Giulietto proprio. Indubbietto. Beh. Va bene, noi adesso ci fermiamo giusto 3 secondi, per 3 secondi, 3 minuti per andare in musica. Lei è una delle vincitrici del Festival di Sanremo, non mi ricordo l'anno, però non ce lo Emma nel 2012, Non è l'inferno con Emma. Se sapesse che fatica ho fatto.
era la vincitrice del 2012, circa 10 anni fa, proprio 10 anni fa ad oggi, Emma con Non è l'inferno. Tu te le ricordi qualche vincitore di Sanremo degli anni passati, Angela? Sì, ci sono stati tanti, con tante belle canzoni. Quindi quelle di oggi non te ne piacciono. L'anno scorso con Måneskin, Zitti e Buoni? No, quelli di oggi non... Nessuno. Oggi che intendi tu? Quanti anni indietro dobbiamo andare? Gli anni 70 è stato primordiale, e le canzoni degli anni 70 sono state canzoni primordiali. Vedi, la mia redazione mi hanno scritto tutte le canzoni, però partono dal 1990, anni 70 proprio non ci sta niente. I Put, li ricordi? Anni 90? Qui? Dopo passiamo i Put? No, nemmeno i Put ti piacciono. Sì, ma se, dimmi un cantante che ha vinto Sanremo. Uno. Che te lo ricordo? Orietta Berti. Orietta Berti ha vinto Sanremo? Con la barca va? Ah. Oh mamma mia. Adesso sta sulla nave, ieri sera stava sulla nave, l'hai visto, quindi... Angela, però io mi voglio un detto. Quello che mi hai mandato per cellulare oggi, sistemato, bello, sulla Candelora. Allora, la Candelora vierno fora, risse la femmina con lo panno relano, vierno fora a Santo Marciano, risse la femmina a Retalurmo, vierne a mun, risse la femmina tutta priata, vierne a mano, prima le persone si amavano e affrontavano anche l'inverno con sacrifici e con tanto amore tra marito e moglie per portare i figli avanti. Se la vogliamo tradurre un po' questo piccolo detto in italiano, per chi non purtroppo non sono tutti allora, pini, quindi vuol dire che i panni di lana, cioè le magliette intime, le cose intime, venivano tolte a San Marciano il 14 giugno. E infatti c'è un altro detto: Sant'Antonio te spoglie e San Francesco te veste, perché il 13 giugno noi ci spogliamo dagli abiti invernali, ma già nella primavera ci spogliamo quasi, perché ci sono delle giornate splendide. Ci spogliavamo, non si capisce più niente, perché ormai sono diventate solo due stagioni. Pure tu soffri freddo molto. Sì. Quindi vicino al camino la sera o nel letto. Proprio nel letto, tipo proprio persona anziana, proprio. Sì, proprio. Sì, vabbè. Angela, noi dobbiamo cambiare un po' argomento. Calcio o politica? Politica. Com'è? Ok, andiamo dove vogliamo andare? Per andare dove vogliamo andare? La politica in questo periodo. Non... Innanzitutto, chi ti piace come politica? Prima che partiamo col presidente. Io veramente, come si chiama, come partito... Non di Berlusconi, perché mi alzo e me ne vado. Come partito, io non dico che tu sei comunista, io ti ho sempre detto e ti ho sempre apprezzato. Comunista! I comunisti non no, sono come le partiti. Devi dire come se piace. Se vai veramente sul fondamentalismo, la parola comunista significa mettere in comune per un obiettivo per portare avanti in modo particolare la popolazione. Io so che sei un comunista, ma sei anche tanto buono e tanto bravo. Quindi Berlusconi mi stai dicendo? Hai fatto un giro a 360 gradi buttandola su di me per dire che ti piace Berlusconi. No, Berlusconi non mi piace. No, devo dire la verità, Berlusconi non mi piace. Però, come si chiama, politici seri di una volta non ce ne sono. I politici seri c'erano prima, i democristiani, De Gasperi. Ma a te ti piace tutta la roba vecchia, però. Ma andiamo, allora andiamo ricordati, avanti. Ricordati, la storia del passato diventa presente e diventa futuro. Non c'è una storia che finisce là. La storia non finisce mai, perché diventa nella realtà e diventa nel futuro. Infatti ci troviamo in questo caso in cui non riuscivano a trovare un presidente della Repubblica perché non c'erano persone competenti a fare il presidente della Repubblica. E per questo c'è stato il Mattarella bis. Ma ti piace Mattarella? Mattarella come persona è una persona mi piaceva Pertini. Vabbè, Angiolè, ma Pertini, Pertini figurati, mi piaceva Pertini, a chi stai dicendo? Ma pure Oscar Luigi Scalfaro è stato un grande presidente. Però ti devo dire la verità, purtroppo
La politica va allo sbaraglio, la politica va allo sbaraglio e il paese, quelli che ne soffriamo noi che viviamo in questo paese che è l'Italia, perché proprio va allo sbaraglio. Per questo hanno fatto Mattarella bis e Draghi come ministro del Consiglio, perché non si capisce niente. Non vanno per un servizio al Parlamento, ma vanno per fare i fatti propri, e questo è peccato. Bisogna servire la gente, sia nei comuni e sia nello Stato. Io sto vedendo pure tanti casi di morte di solitudine. Perché questo? Perché non c'è volontariato, non c'è volontariato, non c'è chi veramente vada a queste persone a dirgli: hai bisogno un bicchiere d'acqua? Siamo diventati troppo egoistici, parliamoci chiaro, pure io sono egoista, mi metto io come persona, pure io sono egoista. Però prima, parlandoti delle pietre, che dico, queste pietre parlano, e il logo mi piace che hai fatto, caro Davide, io voglio dirti che in quelle pietre ci sono stati tanti povera gente che non mangiavano a quei tempi, però piatte e farine, scusa l'espressione. No, ma a me mi piace quando parli in dialetto, Angelo, parla in dialetto. Il piatto di farina veniva portata da casa a casa. Questo è un patrimonio, Taurasi, il centro storico è un patrimonio, le pietre parlano. Ci vuole anche una rivalutazione del paese, questo io lo dico sempre. Ringrazio il sindaco che ha rivalutato il centro storico. Devo dire la verità, prima di Antonio non si poteva entrare in questo centro storico, proprio in questo vico, di cui ricordo la mia adolescenza in questo vico, perché c'era una mia zia. Diciamo che questo vico ce la siamo visto un po' noi, però. Vabbè. Comunque, però prima passavano sì, i gatti, no, so. Ed erba. Adesso è pulito il centro storico. Assolutamente sì. E dei vichi che venivano transennati. E dobbiamo dire che Antonio ha rivalutato il centro storico. E penso che lo rivaluta ancora di più, anche se non ci sono fondi economiche, ma si sta dando da fare. Noi abbiamo una perla preziosa, Taurasi, di fronte agli altri paesi, torno, è una perla preziosa e deve essere rivalutato come paese. Guarda che giro che ha fatto dal presidente Bertini, è arrivato... Eh sì, vi arriva da sopra a sotto, perché anche un piccolo sindaco che sta a servizio della comunità... deve pensare al bene della comunità. Assolutamente. Non può pensare a se stesso. Assolutamente, ma basta ripassarsi un po' la Costituzione. Vabbè. Quindi, se non c'era il Mattarella bis, che fortunatamente, a mio parere, ci ha tolto un po'. Berlusconi dalla... non era cosa. Se usciva Berlusconi, se lo veniva l'Italia. Solo veniva con le prostitute, come hanno scritto in coppa a Facebook. Vabbè, questo è un piccolo aneddoto. Andavamo tutte a... come si... si, si...